E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Modville. Io sono Roddy e nello scorso episodio abbiamo quasi completato la nostra area ciclabile e abbiamo iniziato la costruzione di una cosa suggerita da voi, cioè un parco divertimenti su queste isole. Ora, abbiamo tante cose da fare, abbiamo anche da preparare tutte le industrie che ci faranno una marea di soldi, abbiamo da completare l'area petrolifera, per cui diamoci da fare. Partiamo quindi con l'area qua, che come vedete sta finendo di zonare, manca veramente poco, quindi voglio dargli un ultimo colpetto prima di fare l'ultima parte dell'alta densità e voglio mettere un pochino di negozi qua intorno. Poi voglio mettere ancora un po' di abitazioni. Ecco qua. E mettiamo un po' di abitazioni qua in mezzo. Perfetto, siamo quasi 800 studenti, quasi l'università a livello 3. Andiamo a togliere questi di troppo. E questi qua. Perfetto. E ora, intanto che qua si va a fare, continuiamo a vedere la nostra area del nostro parco. Quindi ho intenzione di adesso collegarlo a questa autostrada e a questo punto fare un collegamento a 4, perché sarebbe un po' una cosa sciocca non fare un 4 qui. Quindi vediamo un po' cosa possiamo andare ad utilizzare che magari non abbiamo già utilizzato prima, se c'è la possibilità. Vediamo un po'. Ci sarebbe questa spui a tre livelli così, però non so quanto abbia senso fare una spui su una cosa di sistema. Non mi convince una spui su un'autostrada, per cui vediamo quali altre alternative ho. Allora, questa l'avevamo già usata, la diverging, me la ricordo. Quindi potremmo andare a puntare, questa l'abbiamo già usata, la pina via l'avevamo già usata, che dovrebbe essere quella un po' di turbina. Non so se era questa, no, non era questa. Ok, possiamo usare la pina via allora, che è anche molto piccola e compatta. Quindi andiamo a far così. Ecco qua. La pina via e vediamo di cercare di metterla in mezzo. A sto punto conviene fare una cosa più semplice, facciamo così e poi connettiamo il resto. Andiamo un pochino più indietro a sto punto, qui dovrebbe andare benissimo. Qui va benissimo. Ok, allora andiamo a connettere. Ah, ok, ecco qual era il problema. Un 6 invece che un 4 di differenza. Adesso sistemiamo anche questo. Allora andiamo a togliere un attimo questo. Poi andiamo a usare il network multitool e andiamo a fare il collegamento. Anche se a questo punto, sapete cosa? Faccio una bella cosina, faccio. Guarda che faccio prima a cancellarla, così fa lo stesso per i soldi che abbiamo perso. Però la metto qua vicino al ponte, così ci risparmiamo un po' di tempo. Poi tolgo questo perché tanto si bugga. Ecco qua. Ok, allora rifacciamo il collegamento che abbiamo fatto prima. Quindi qua. E poi andiamo ad utilizzare Network Multitool per fare l'altro collegamento. Allora, vediamo se lo possiamo fare con una curva singola. Sì, perfetto. Ecco qua. Ora, abbiamo il collegamento qua, però dobbiamo restringere un pochino le autostrade qua, perché di nuovo a differenza 6, quando possiamo riattivare la simulazione. Quindi possiamo fare qualcosa così. E poi un bel 4 qua, perfetto. E poi andiamo di collegamento manuale, non ci serve network multitool per questo, posso andare ad occhio.
Ecco qua. Perfetto, e così possiamo portare il collegamento laggiù. Un po' lunga la faccenda. Facciamo un 360. Perfetto, andiamo a connettere. Sapete cosa però? Facciamola così. Così si adatta un po' al terreno. Adesso mettiamo a posto anche quel pezzetto lì. Allora, tu adattati qua, perfetto. E tu arriva fin qua giù. Ecco qua. Così l'unico pezzo che non si è adattato bene sta salitina. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Possiamo fare un'intersezione qua giù? Sì, perfetto. Quindi andiamo a prendere un'altra intersezione. Questa volta possiamo prendere qualcosa di più semplice. Vediamo un po'. A questo punto direi di andare a utilizzare una di queste, sinceramente. Vediamo, quali abbiamo utilizzato, tanto per fare qualcosa di un po' diverso. Ma non abbiamo utilizzato neanche una di queste qua. Non vorrei sbagliarmi, ma... Eh no. Non ne abbiamo utilizzate neanche una. Proprio tranquilli, allora, possiamo andare. Usiamo questa che ha già anche il collegamento. Questo dovrebbe essere abbastanza, perfetto. E poi andiamo a ricollegare. Ora. Andiamo a prendere questo e gli diciamo, bro, tu devi arrivare qua. Perfetto. E poi andiamo a prendere te. E gli diciamo, bro, arrivi lassù. Poi fare un ponte qua in mezzo. Non mi convince più di tanto, dai. Vedremo magari di farlo più avanti. E adesso possiamo fare il collegamento finale che... questo grazie. A questo punto voglio andare dopo questa uscita qua. Ok. E dopo questa. Ok, vediamo di sistemarla un pochino con Moovit però sta cosa, perché così è un po' orrida. Ok, facciamo così. Perfetto. E poi andiamo a fare Nature Multitool e gli diamo un po' di altezze giuste. Ok, e tu qua giù. Ok. E poi andiamo a trasformare un attimo in due corsie. Facciamo così. Perfetto. E andiamo a trasformare questa in due corsie. Facciamo così e poi mettiamo una 4 qua e una 4 qua. Ok. I collegamenti più basici li abbiamo fatti. Quindi, ora dobbiamo andare a controllare come sta messa qua giù la situazione. Quello che abbiamo messo è stato tutto zonato, abbiamo richiesta abitativa, per cui andiamo a mettere un po' di alta densità. E poi andiamo a mettere l'alta densità qua davanti. Facciamo magari così. E poi
Facciamo così e mettiamo degli uffici qua. Ok. E il nostro quartiere è ufficialmente pronto. Direi non male. Perfetto. Ora non rimane che aspettare che quest'area produca abbastanza. E mancano veramente pochi secondi. E potremo continuare il resto. Questa parte qua la lasceremo per più avanti. Una cosa... magari possiamo fare già i collegamenti? No, tanto ormai l'area petrolifera è pronta. Guardate, mancano 40 barili e siamo a posto. 10 barili, 5 barili. Ding ding ding. Abbiamo fatto livello 5. Quindi, non abbiamo bisogno di piazzare quella per l'estrazione marina, non ci interessa minimamente. Possiamo però andare a piazzare le nostre industrie per la plastica, che di queste ne dovremo piazzare veramente tante. Io direi di piazzarne 4 almeno. Metteremo un po' sparse su tutto il territorio che abbiamo qua. Perfetto, perché dovremo davvero produrre tanta tanta plastica da poi mandare in fondo. Ora non so perché non ha mai praticamente riempito questa, visto che comunque dovrebbe avere dei camion, quindi se io mettessi su fill vediamo, magari mettendo su fill si riempie un pochino di più. Ora, abbiamo la zona qua giù da fare. Quindi, vediamo un po'. Andiamo a prendere le stradine industriali. Anzi, prima però voglio controllare un attimo come siamo messi a mo' di traffico in sta zona. Il traffico sembra messo abbastanza bene, devo essere sincero, quindi va bene così. Allora, in questa zona andiamo a fare un collegamento con la strada classica, quindi facciamo così. Poi andiamo a fare qualcosa di questo tipo. Ok. Poi andiamo a fare con questa. Perfetto. E andiamo ad allargarla con Node Controller. Ok. Non sapevo che la parte a terra avesse comunque dei guardrail. Ok. Ora, abbiamo tutte le nostre fabbriche uniche da piazzare e abbiamo i magazzini da piazzare. In più dovremmo fare il pesce, ma il pesce è una cosa unica che non ha bisogno di altro, quindi non so quanto ci possa servire. Vedremo più avanti. Allora, partiamo con la costruzione. Quindi, io voglio lasciare almeno un 10 di spazio. Ok, facciamo un 20 e partiamo da qua. Faccio una cosa così, di base. E poi adesso diamo un pochino una griglia che si adatta a tutte le fabbriche. E ai magazzini soprattutto. Facciamo così. E andiamo a mettere giù. Andiamo poi a costruire un magazzino per... magazzini non credo che far quelli larghi abbia senso, però facciamo quelli larghi, andiamo in grande, andiamo.
prodotti animali. Vamos. Andiamo così. Poi dobbiamo far arrivare qua giù, mi raccomando. Quindi adesso facciamo qualcosa di magari questo tipo. E andiamo a mettere qualcos'altro qua vicino. Così poi possiamo andare a gestirci la stazione. Andiamo a far magari la printing press. Mettiamola qua. Perfetto. Ok. E poi ci mettiamo un altro magazzino. Facciamo una cosa così. E gli diciamo, tu porta la farina. Qua. Ok. E qui andiamo a mettere una stazione. Stazione per i treni cargo. Ecco qua. Cargo Station Terminal. Perfetto. Andiamo subito a fare un ponte qua. Magari a 6 di altezza, va benissimo, sì. Poi lo tiriamo giù. Andiamo a fare una cosa così. E poi andiamo a connettere. Così. Andiamo a prendere questi, sbattiamoli a terra. E questo dovrebbe consentirci di spedire la plastica dove ci serve. Anche se continuo a non capire perché nessuno gli porti la plastica qua dentro, però vabbè. Abbiamo 6 tonnellate, sono ferme lì da non so quanto. Vedremo se cambierà la situazione adesso che abbiamo le fabbriche. Allora, andiamo poi a mettere giù qualche altra fabbrichetta. Andiamo a mettere giù la fabbrichetta per la limonata. Facciamo una cosa di questo tipo. Così poi possiamo far così. E visto che abbiamo messo la limonata, possiamo andare a mettere un altro magazzino. Ecco qua. E lo mettiamo per la carta. L'unico magazzino che non andremo a mettere sarà quello della plastica. Una cosa però, aspettate, voglio spostare un attimo il magazzino perché non lo abbiamo avvolto, quest'altro in strade. Era il mio obiettivo primario, praticamente. Ok. Andiamo a avvolgere anche questo. Perfetto. Andiamo a metterli anche un po' dall'altra parte, così riusciamo a spargere un po' le cose. Poi, fabbrica di elettronica. E andiamo a avvolgerla. Perfetto. Poi andiamo a mettere un magazzino di timber. Ecco qua. Poi andiamo a mettere una fabbrica di vestiti. Ecco qua. E andiamo a mettere un altro magazzino. Perfetto. E lo mettiamo di petrolio.
se andiamo a avvolgere tutto con le strade. No, questo c'è uno spazio di 1, non va bene. Ecco qua. Ecco qua. Questo anche qua c'è uno spazio di 1, adesso lo sistemiamo. Ok. Poi andiamo a mettere giù la raffineria. Vediamo un po'. Perfetto. Ci sta perfettamente qua la raffineria. Ok, e poi andiamo a mettere giù un magazzino. E la plastica la saltiamo e ci mettiamo il vetro. Okay. Poi abbiamo la fabbrica di carta. Vediamo un po' qual è l'incrocio migliore in cui possiamo metterla. Cosinissimo. Questo adesso aspettate che lo cambiamo. Ecco qua. E andiamo a mettere il suo rispettivo magazzino. Magazzino che non possiamo mettere di qua. Quindi metteremo da questa parte, dove possiamo avvolgerlo, si intende. Ecco qua. E tu sarai un magazzino di metallo. Poi andiamo ad avvolgerlo. Perfetto. Siamo quasi. Poche fabbriche rimaste. Ora abbiamo questa qua che è enorme. Letteralmente. Che quindi io la potrei mettere. La posso mettere qua. Perfetto. Non mi piace però qua. La metterò qua in mezzo. Se mi piace di più. Ok. E poi andiamo a mettere il rispettivo magazzino. Oh! Oh, c'era lo spazio perfetto per il magazzino. La soddisfazione. E abbiamo messo praticamente tutto, quindi andiamo ad accumulare. Ma neanche, lo possiamo direttamente già vendere. Quindi questo lo mettiamo lì perché è bello, praticamente. Non per altro. Anzi, lo mettiamo per il pesce, per quando avremo la fabbrica del pesce. Fine. Con i magazzini abbiamo finito. Quindi andiamo a mettere giù le ultime industrie. E le andiamo sempre ad avvolgere, ovviamente. Ecco qua. Andiamo a prendere. Cosa è rimasto? Questa è 3. Fabbrica di scarpe. Che è abbastanza sottile da stare qua in mezzo. Oh, la soddisfazione. Perfetto. Poi abbiamo quest'altra fabbricuccia qua. Possiamo mettere qui. Senza indugio. Perfetto. E abbiamo il porto. Porto che dobbiamo per forza mettere sull'acqua. Qua e lo andiamo a collegare.
Perfetto. E abbiamo messo praticamente tutto. C'è soltanto la fabbrica del pesce che ci manca. Ora, ovviamente, dobbiamo fare le cose importanti, quindi stazione dei vigili. Dobbiamo mettere giù la stazione della pula. Dobbiamo mettere giù i rifiuti. E andrò a usare questo per i rifiuti, giusto per piazzare qualcos'altro e aumentare il volume di quello che abbiamo messo in giro. Perfetto. E dobbiamo mettere giusto anche la posta. Andiamo a metterla prima che mi scordo. Ecco qua. Andiamo a mettere un ufficio postale qua giù. Uno. Qui. E poi il centro delle poste lo possiamo mettere... qua in mezzo ci sta perfettamente, ottimo. Qua. Ok, dovremmo aver tutto, quindi voglio piazzare anche due elicotteri. Letteralmente solo per riempire ulteriormente la situazione. Elicottero della pula, magari mettiamolo qua. E visto che siamo dei capitalisti, andiamo a mettere giù anche la prigione, così che quelli che arrestiamo dovranno venire a lavorare qua dentro. Sembra un ottimo compromesso. E, signori, abbiamo finito. Manca solo, appunto, l'industria del pesce, che quando la faremo la andremo ad aggiungere, se me lo scordo, mi raccomando, ricordatemelo. E la vera domanda è... perché questa non si riempie? Ah, ok, vedi che si riempie. Vediamo un po', voglio vedere se effettivamente sta facendo quello che deve. Poi mal che vada produrremo più plastica nel caso ne abbiamo la necessità. Vediamo un po' quali camion escono. Ok, ok, ok. Quindi... dobbiamo produrre di più per fare più plastica, mi sa. Perché se andiamo a guardare... abbiamo un output già abbastanza grande. Abbiamo 60 barili che se ne stanno andando invece di andare in plastica. Però comunque proviamo a estrarre un pochino di più, dai. Vediamo. Questi sono 4.000 unità alla settimana con 3 camion. Questi sono 4.008 con 3 camion, dai. Sporgiamone un pochino di più e vediamo. Se così riusciamo a aumentare un po' la produzione di plastica. Anche perché stiamo utilizzando zero camion qua. Un po' strana come cosa. Vabbè. Vedremo poi come cosa fare. Per il momento mi ritengo soddisfatto.